Quando ripenso alla mia infanzia, la prima cosa che ricordo è un grande senso di tranquillità. A turbare la semplicità di quel mondo ci pensava però la mamma di mio babbo, la nonna Delia. Non è mai entrata in un salotto in punta di piedi, sempre con le scarpe chiodate. Io se la dovessi descrivere a chi non la conosce direi che è un mostro d'egoismo. Dove andava sempre di corsa? Era davvero un pezzo grosso della moda? Era davvero amica di Richard Gere? Come mai quando c'era lei c'era sempre qualcuno che piangeva? Non vi siete soffermati a conoscermi. Non avete guardato la mamma con tutti i sacrifici che ha fatto da sola. Avete guardato la Delia lottatrice. Se io devo pensare ad una mamma, io penso subito alla mia nonna. Mia madre l'ho sempre percepita come una sorella maggiore. Io non ho mai lavorato con degli importatori, ho lavorato solo con i grandi magazzini. Allora eravamo i primi, eravamo proprio all'albore di questa maglieria che del boom italiano. Io un anno ho fatto 20 miliardi. Era un mondo mio, cercavo un qualche cosa, spazi, non so quali spazi, anche nel mio cervello spazio. Ancora ora cerco spazio, ma male una settimana divento matta. Mi incazzo con tutti. Telefonino, dove sei? Sarà nella mia borsa qui. Du hast alles reingetan gestern Abend. Das kann doch noch da drin sein. Schau doch!